Grazie. Allora, Presidente, io credo che sia giusto poter intervenire anche per indicare e correggere qualche dato. Oggettivamente, sai, i richiami all'inefficienza della maggioranza relativamente a queste votazioni, anche a quest'ultima delibera che noi stiamo votando, detto francamente, io sono del parere del consigliere Stefano, li ritengo assolutamente fuori luogo, anche perché diciamo un dato che è importante anche per i cittadini che stanno all'ascolto, questa maggioranza ne ha votate centinaia di delibere di debiti fuori bilancio. L'ultimo dato che ricordo a memoria, non aggiornato con gli ultimi che abbiamo votato, avevamo portato in aula più di 300 milioni di debiti fuori bilancio. Allora, detto francamente, è vero che in alcuni rari casi anche questa amministrazione ha fatto dei debiti fuori bilancio, ma diciamo che ha l'accortezza e la correttezza istituzionale di metterli poi in bilancio immediatamente dopo, durante questa consiliatura, mentre tutti questi 300 milioni che noi abbiamo votato appartengono, lo ripetiamo, alle amministrazioni precedenti. Detto francamente, avere delle lezioni su questo effettivamente stride un po', perché ci sono dei cittadini e delle persone che stanno aspettando questi soldi, delle volte anche da più di 10 anni. E dunque assumersi la responsabilità di votare questi atti vuol dire permettere a questi cittadini di poter avere il giusto che un giudice ha loro attribuito. Per cui anche su questa ultima delibera ritengo che non ci siano dei ritardi di sorta. Per carità, nelle amministrazioni precedenti era proprio non pervenuto, cioè non si votavano proprio. Qui probabilmente la mole di lavoro che è stato fatto è talmente alta che in alcuni casi, per carità, ci possono essere stati dei ritardi. Per quanto riguarda la procedura generale, come ci ricorda il consigliere Figliomeni, ogni volta andrebbe ovviamente rivista per tante ragioni, ma intanto noi siamo in questo, su questo binario, e su questo binario ci assumiamo la nostra responsabilità nei confronti della città e dei cittadini che devono ricevere questi soldi. E questo è un comportamento responsabile. Grazie, Presidente.